Se partiamo con una breve analisi della carta. Mia, personale? Questa paganese, il complesso della gara. La partita non mi è piaciuta. Non mi è piaciuta, ieri in conferenza avevo detto che era la peggiore squadra che potessimo affrontare. E così si è dimostrato, insomma, una squadra organizzata, una squadra che ripartiva molto bene sui due errori, una squadra fisica, insomma, è tutto quello che abbiamo visto nel video della partita di Perugia, dove ha perso ma sicuramente non meritava. Era una partita che poteva essere decisa da un episodio. Marco. Poi tutto sommato, insomma, al secondo tempo penso che non abbiamo mai rischiato. Quindi ci prendiamo questi tre punti con la consapevolezza che la strada è ancora molto lunga, ci allontaniamo dalla zona bassa della classifica e dobbiamo lavorare tantissimo, tantissimo per trovare quella personalità che ancora manca, per quell'autostima che deve crescere. Però prendiamoci questi tre punti contro una signora squadra, insomma, non dimentichiamo mai da dove veniamo. Il Gubbio faceva la Serie B l'anno scorso, noi eravamo in seconda divisione, quindi voliamo bassi, continuiamo a volare bassi e personalmente, guardo in casa mia, dobbiamo lavorare anche di notte, perché questa squadra, per quello che dà, secondo me ancora non riesce a raccogliere, per quello che dà durante la settimana e per come lavora. Quindi, ripeto, dobbiamo crescere tanto in personalità e cercare di mettere in campo quello che provavamo durante la settimana, che poi abbiamo fatto a sprazzi alla fine del secondo tempo, dove siamo stati un po' più tranquilli, un po' più sereni, dove abbiamo fatto, insomma, quello che abbiamo provato e siamo stati veloci a girar palla da destra a sinistra, l'abbiamo messa in difficoltà. Sapevamo che se non fosse stato così, loro avevano il giocatore Boasfer davanti alla difesa che era un po' il catalizzatore di tutte le nostre situazioni e quindi siamo finiti puntualmente contro di lui, perché eravamo molto lenti nel giro palla, molto compassati e siamo mancati un po' di personalità, sempre palle lunghe, e chiaramente abbiamo agevolato quello che era il loro gioco di ripartenza. Però andiamo avanti, va bene, tre punti a noi, la mossa è quando invece sbaglia è, lo dico io, lo dice lei, all'Avellino l'ho detto, lo ripete, è un coglione, no? Quindi io sono molto contento per Pastore, perché lo dicevo prima, è il classico giocatore che tutti gli allenatori vorrebbero avere, no? Professionista esemplare, ragazzo splendido, qualsiasi decisione io prenda lui è sempre sereno ed è pronto a ripartire il martedì con la stessa voglia e determinazione. Quindi si è fatto trovare non pronto, prontissimo. I ragazzi sanno come la penso e sanno che per me la disciplina è la prima cosa e il rispetto altrettanto, quindi al di là che tu sia bravo o meno, ma ci vuole rispetto ed educazione. Quindi sono contento per lui e è un monito anche per tutti quanti della Rosa, tutti quanti i ragazzi che ancora non sono scesi in campo. Insomma, bisogna lavorare con professionalità, rispettare una società che è sempre presente e non ci fa mancare niente e onorare la maglia fino alla fine. Insomma, al di là di come sia andata la partita, penso che anche oggi i ragazzi, seppur soffrendo contro una squadra importante, hanno fatto il massimo, quindi va bene così.